Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, intanto vi chiedo scusa da subito per questo video sfogo perché non sono solita fare questo tipo di video, ma siccome è praticamente da quando mi sono sposata, no già da prima, da quando mi sono fidanzata, che sto ricevendo una serie di messaggi e commenti sia pubblici che privati che mi hanno fatto riflettere e penso che sia giusto fare un video a riguardo, più che altro per far ragionare un pochino riguardo questo argomento. Cercherò di non fare neanche troppi tagli a questo video, proprio appunto perché voglio che sia un video chiacchiericcio barra sfogo, ma barra e soprattutto anche ragionamento, perché voglio dare ai miei video sempre un imprinting positivo, quindi voglio che questo video serva per farci ragionare tutti un pochino sulle cose che ci ha inculcato la società. Allora, vi leggo tre degli ultimi messaggi. L'ultimo mi è arrivato qualche ora fa, è per questo che mi sono decisa a fare questo video, ma sono soltanto gli ultimi di una lunghissima serie e probabilmente me ne arriveranno ancora tantissimi altri. Allora, ti sei trovata il marito riccone e fesso, complimenti. Una figa come te basta che trovi uno e ti paga e compra tutto. E poi l'ultimo, quasi il mio preferito, quello che ho ricevuto appunto qualche ora fa, in via privata su Instagram: mai sord, arò i pigli, pupetto, punto di domanda. Allora, ok, questo probabilmente al 90% di voi che siete la mia family, che mi seguite, praticamente per voi non dovrei farlo questo video, perché voi sapete perfettamente sia come stanno le cose, che come sono fatta io, che il fatto che le mie cose me le compro da sola, quindi non è praticamente per voi mia family questo video. Più che altro però può aiutarci a pensarci su, a insomma appunto fare un paio di ragionamenti, però appunto non lo so, mi sembrava doveroso fare un video del genere, perché ho ricevuto talmente, cioè la quantità di commenti di questo genere è talmente grande che ad un certo punto non puoi più ignorarlo e ti viene, ho peli di Denver che volano come al solito, e non puoi più ignorarlo e ti viene di fare un video a riguardo, ma sì, cercherò di non arrabbiarmi troppo, anche se un po' inevitabile, però quello che allora volevo parlare, volevo ragionare un attimino con chi mi sta seguendo in questo momento, appunto ripeto, la mia family molto probabilmente già sa che cioè non avrebbe bisogno di un video del genere, però è un discorso che secondo me può aiutare. Allora, a parte che di cattivissimo gusto questo genere di commento, fare domande del genere eccetera eccetera, stavo riguardando perché mi sono presa due note, e quanto può essere sessista un discorso del genere, cioè se vediamo un uomo che si compra qualcosa, pensate solo a questo, ok? Alle cose che ci ha inculcato la società e anni e anni e anni di non voglio chiamarlo maschilismo, ma di una società bene o male comandata da uomini. Se vediamo un uomo che si compra una cosa costosa, per forza sono soldi che si è guadagnato lui. Se vediamo una donna che si compra qualcosa di costoso, automaticamente pensiamo a è il marito, è il fidanzato, il fratello, non lo so, il padre. Pensate soltanto a questo e a quanto può essere sessista e sbagliato questo ragionamento. A parte che io tutto quello che mi compro me lo compro da sola, no, così come facevo quando ero single, come facevo quando stavo con il mio ex, e così sto facendo anche adesso, nel senso tutto quello che io vi faccio vedere nei miei video, le mie borse, le mie scarpe, i miei accessori, eccetera, è frutto del lavoro mio e sono cose che io mi compro da sola. Ma già il fatto di doverlo specificare in un video, lo so, non devo assolutamente specificarlo naturalmente, però visto l'enorme quantità di messaggi e commenti del genere, mi sono messa un po' a pensare, e specialmente da quando mi sono fidanzata e poi sposata mi stanno arrivando questi messaggi, perché diamo ancora di più per scontato che se una ragazza è sposata o fidanzata e si compra qualcosa di costoso, per forza è il marito slash fidanzato, ragazzo eccetera eccetera, che le compra determinate cose costose, e molto spesso viene data un'etichetta al marito, fidanzato eccetera. Ripeto, io le cose me le compro da sola, come ho sempre fatto, come voglio sempre fare, perché voglio essere una donna, una ragazza indipendente, e quindi non ho bisogno di nessuno che mi compri le robe. Partendo da questo presupposto,
Quello che volevo dire è che che molto spesso viene data un'etichetta al marito barra ragazzo, se è fidanzato, eccetera, deve essere un fesso, e questo è quello che traspare dai commenti, non solo da questo, da centinaia di migliaia di commenti che io ricevo. Fidatevi, sia pubblici che privati. Se mi seguite, se fate parte della mia family, li avete visti questo genere di commenti, e viene data questa etichetta di fesso. Allora, perché mettiamo anche che ovviamente capita che magari a San Valentino o per il mio compleanno Tomas mi faccia un regalo, così come a San Valentino per il suo compleanno io li faccio a lui. Non capisco perché deve venire etichettato come fesso un uomo che ama la sua fidanzata, la sua moglie, e le fa un regalo, se lo può permettere, costoso, altrimenti non costoso. Perché deve essere etichettato come fesso? Vuol dire che io sono fessa quando io faccio un regalo a mio marito, a Tomas, o no, quando una donna fa un regalo? No, la donna non viene etichettata come fessa se fa un regalo al fidanzato, al marito, però l'uomo sì. E questa secondo me è una cosa assurda, se ci pensate. Altro ragionamento estremamente sessista che purtroppo molte donne fanno: ah beh sì, quella se l'è sposato per i soldi. Non sono cose secondo me carine da dire, carine da pensare, né tantomeno da andare a scrivere su internet. E sono d'accordo, mi direte, no, non c'è bisogno che tu lo specifichi, eccetera. Certo, non c'è bisogno che io specifichi che quello che ho me lo compro da sola e lavoro da sola e me lo compro da sola. Però volevo un attimino ragionare su quante concezioni noi abbiamo in testa se diamo per scontate cose che nemmeno sappiamo riguardo persone che nemmeno conosciamo, solo perché la società ci fa credere che sia così. Io è una cosa che non ho mai sopportato, è una cosa che detesto, sono profondamente, credo profondamente nel girl power, non nell'essere femminista, perché io non credo che le donne siano migliori rispetto agli uomini, non credo, cioè io credo che si debba convivere e che siamo tutti uguali a questo mondo, donne, uomini, di qualsiasi razza, di qualsiasi religione, siamo tutti uguali a questo mondo. Possiamo far finta che non sia così, ma è così, siamo tutti uguali a questo mondo. Quindi non riesco davvero, e certo che mi dà anche fastidio, non posso negarlo, probabilmente proprio per questo che sto facendo questo video, ma voi non avete idea del numero di commenti, di messaggi che mi dicono queste cose da quando soprattutto mi sono fidanzata e poi sposata. Non capisco come mai nella mente di determinate persone, ovviamente non mi riferisco alla mia family, che è sempre nel mio cuore, voi siete fantastici, ci somigliamo tanto, lo so, non capisco come può entrare nella testa di, cioè come può non entrare, scusatemi, mi sto un po' incartando, come fa a non entrare nella testa di tante persone che una donna possa avere un lavoro, guadagnare e comprarsi da sola le sue cose. Vorrei dire un messaggio, vorrei dire un paio di parole esclusivamente a chi mi lascia messaggi e commenti di questo genere. Esistono donne e ragazze che guadagnano di più rispetto al loro marito, al loro fidanzato. Questo non fa di loro né una fessa se gli fa un regalo, cioè al mondo ci possono essere miliardi di varianti, ok? Non diamo etichette stupide, iniziamo a farlo noi che siamo una generazione giovane, ok? Cerchiamo di non insegnare ai nostri figli che la donna guadagna meno dell'uomo e che quindi se si trova, cioè si sta parlando, mi viene in mente la scena di Titanic in cui la mamma di Rose dice alle sue amiche: ma Rose, lo scopo di andare all'università è di trovarsi un fidanzato, Rose questo l'ha già fatto. Ecco, no, cerchiamo di smetterla con queste concezioni mentali che la donna l'unica cosa di cui ha bisogno nella sua vita è di trovare un marito che possa provvedere per lei, ok? Vi prego, cerchiamo di insegnare ai nostri figli che queste sono cose sbagliate e che non è così che funziona, che le donne possono avere un lavoro, possono guadagnare altrettanto rispetto agli uomini. Certo c'è ancora da lavorarci su, perché in media le paghe, gli stipendi delle donne sono leggermente inferiori e questa la trovo un'ingiustizia molto molto grossa, ma più o meno devo dire che stiamo arrivando, no, al punto di essere quasi quasi quasi, diciamo, equi. Quindi
appunto, cerchiamo di insegnare ai nostri figli che una donna può guadagnare uguale al proprio marito, può guadagnare di più al proprio marito, ma anche se dovesse guadagnare di più del proprio marito, ma anche se dovesse guadagnare di meno, non significa necessariamente che se lo sposa per i soldi, ok? È talmente triste quando vedo, è frustrante quando vedo queste cose che mi vengono dette, perché io penso, ma come? In realtà sono proprio una di quelle persone che non vorrebbe mai dipendere da, né da mio marito, ma né da nessun altro, perché mi piace essere indipendente, mi compro delle cose se me lo posso permettere, perché io me lo posso permettere, non perché vado a chiedere a mio marito di comprarmi una borsa, un paio di scarpe, i trucchi o un paio di orecchini, eccetera eccetera. Ripeto, certo, ci facciamo i regali a San Valentino, a Natale, insomma, ma è una cosa reciproca, ma non sono il tipo. Ma anche se fosse, poi, no, voglio dire, ok, non è il caso mio, però anche se fosse che un marito guadagna di più rispetto alla moglie e ogni tanto vuole farle un regalo perché a lui fa piacere e lo fa con amore, voglio dire, ma chi siamo noi per giudicare? E perché mai ci sentiamo così leoni dietro ad una tastiera da pensare di poter giudicare una situazione che non conosciamo, di persone che non conosciamo, in una situazione in cui noi non stiamo vivendo? Questa è forse una cosa, se noi smettessimo di giudicare tutto e tutti, probabilmente questo mondo sarebbe un mondo migliore. Cerchiamo di farlo, non è facile, ma cerchiamo di farlo, ma non voglio che questo video, non voglio dare insegnamenti io, è solo un mio pensiero, però credo che questa cosa sia davvero davvero triste e pensavo sinceramente, pensavo nel mio piccolo che questi fossero discorsi, ah, ti sei comprata la borsetta di Chanel e tuo marito te lo sei sposato per i soldi. Pensavo che questi fossero discorsi che appunto restavano ai tempi del Titanic, per farci capire. Invece mi rendo conto che non è assolutamente così, ma me ne rendo conto perché me lo scrivono. E la trovo una cosa profondamente, profondamente triste, specialmente perché la fascia d'età che comunque è presente sui social è anche, ma non necessariamente giovanissima, anzi, però voglio dire, non sono persone anziane sui social, no? Di solito, quindi mi chiedo, ma come fa una persona a 20, 30, 40 anni, anche 50 anni, a ragionare ancora così? Niente, questo era praticamente quello che io volevo dire in questo video, probabilmente mi verranno in mente altre miliardi di cose quando spegnerò la telecamera, però questo era sostanzialmente il clou, cioè se io mi compro le cose che mi piacciono con i miei soldi, il fatto che io sia sposata non significa che appunto questi regali mi vengano fatti da mio marito, fidanzato, slash eccetera eccetera, è un discorso anche generico. E se invece dovessi davvero ricevere regali da mio marito, fidanzato, eccetera, non significa necessariamente che ci siamo sposati solo per i soldi, giusto? Cioè appunto, questo era un po' il messaggio che volevo far passare, cioè smettiamola di giudicare gli altri, pensiamo un po' a noi stessi e spero che il numero di messaggi e commenti di questo genere almeno possa diminuire, perché come ho già detto più volte in questo video, scusatemi davvero per questo sfogo, ma voi non avete idea di quante volte al giorno io leggo queste cose. Se una ragazza guadagna e si compra le cose con il frutto del suo lavoro, almeno sarebbe bello non ricevere questo genere di commenti, messaggi, eccetera. Però più che altro, più che per sfogare un attimino questa mia, tra virgolette, rabbia, perché dopo un po' ti stufi, no? E più che altro volevo fare questo video per ragionarci un attimino su, perché come può essere possibile che nel 2018 la pensiamo ancora così, ragazzi, dai? Non può essere normale, cioè non può essere vero. Scrivetemi nei commenti, sono curiosa di sapere come la pensate voi sull'argomento e soprattutto vorrei sapere, secondo voi, com'è possibile che ci siano ancora ragionamenti di questo genere? Perché per me, sinceramente, è assurdo. Cioè, io quando vedo una ragazza da Chanel, da Gucci, da Fendi, può essere un qualsiasi negozio,
di lusso, non do mai per scontato che sia il marito a comprarle le cose. Forse sarà che io e tutte le mie amiche, quando ci compriamo le robe, ce le compriamo con i soldi nostri, ma non è una cosa che, cioè, non mi hanno cresciuto con l'idea che se una ragazza, una donna si compra qualcosa, deve essere per forza regalo del marito fesso, capite quello che intendo? Cioè non sono cresciuta con questa ideologia, grazie al cielo, e non riesco a concepire come possano gli altri uscirne, cioè uscirsi con queste cose, perché per me è assurdo, e se anche vedo in questi negozi il marito che accompagna la moglie, eccetera, uno, non do per scontato che sia lui a fare un regalo, uno, non me ne frega niente e non mi pongo proprio la domanda perché io penso a me e non agli altri, due, non penso automaticamente che sia lui a regalare qualcosa a lei, numero tre, se anche dovesse essere, non giudico perché ognuno fa quello che vuole. Questo sostanzialmente è quanto. Spero che questo video possa offrire uno spunto per pensare su certi fattori. Siccome ho molto seguito, mi piace magari fare un video e parlare, far pensare, ragionare, non può fare male, credo. Quindi, ma spero di anzi, sono curiosa di leggere i vostri commenti. Spero vi sia piaciuto. Bacio grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.